Siamo qui da Spoon a Modena in via Carteria per presentare l'ultimo nato della Taschen, della casa editrice Taschen, ed è Helmut Newton, il Baby Sumo. È un'edizione limitata, per questo vedete che sto indossando dei guanti bianchi in modo da non sporcare la copertina e le pagine. E questa è l'edizione che esce con l'occasione di ben tre anniversari. Intanto sono i 100 anni dalla nascita di Helmut Newton. Lui era nato il 31 ottobre del 1920. Poi sono i 40 anni della casa editrice Taschen e infine, non da ultimo, sono i 20 anni dalla pubblicazione del primo Sumo. Il primo Sumo, che era proprio questa edizione limitata in 10.000 copie, come anche del resto questo che stiamo guardando, e che è stato il libro più costoso del XX secolo. Tant'è vero che la prima copia, quella tutta firmata dalle varie celebrities che comparivano nel libro, è stata battuta per 640.000 marchi tedeschi, quindi veramente il libro più costoso. Helmut Newton, nella sua autobiografia in inglese, ci racconta un pochino la sua vita. Come ho detto, lui era nato a Berlino nel 1920, quindi ha vissuto da una famiglia di origine ebraica, quindi ha vissuto il dramma delle leggi razziali, quindi ha dovuto lasciare il suo paese e trasferirsi prima a Singapore, poi in Australia. E in Australia ha proprio conosciuto la moglie, June Newton, che tanta importanza avrà in questo progetto e anche proprio nella pubblicazione, nella volontà di pubblicare questo Baby Sumo. E poi loro dall'Australia negli anni 60 si trasferirono a Parigi. A Parigi la carriera di Helmut esplose completamente, lavorando con Vogue France e tutte le altre testate importanti di moda. Da lì in avanti lui si è spostato fra Parigi, Monte Carlo, Los Angeles, Hollywood, dedicando appunto la sua vita a fotografare, ma non solo la moda, anche negli anni 80 si è dedicato ai nudi. E poi alla ritrattistica famosa con tutti i personaggi più famosi, gli attori celeberrimi da Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Sigourney Weaver, personaggi politici, c'è cioè Gianni Agnelli oppure Pavarotti è presente in questo libro. Quindi questa, diciamo, è l'edizione che ha la stessa tiratura del primo Sumo, quindi sono solo 10.000 copie per tutto il mondo. Esce accompagnato da un piccolo libretto che qua, nel quale potete apprezzare la storia, no? Il making of, la storia della realizzazione del primo Sumo. E sono 464 pagine, è 35x50, quindi un libro sempre imponente. Vedete che c'è il leggio disegnato apposta da Philip Stark. E raccoglie tutta la selezione di opere, quindi di fotografie, quindi dalla moda ai ritratti, questo direi che è Monica Vitti, ai nudi, e esemplificando proprio un concetto di Taschen, che bene di Taschen e Helmut Newton insieme hanno fatto diventare realtà, cioè quello di dare alla gente, alle persone, la possibilità di avere proprio una mostra personale a casa, una personale di Newton a casa. La Fondazione Newton nel 2009, che lui ci ha lasciato nel 2004, la Fondazione Newton nel 2009 ha organizzato una mostra a Berlino proprio con queste fotografie e l'ha ripetuta anche nel 2019. Il Baby Sumo che esce adesso nell'autunno del 2020 è la possibilità, diciamo, democratica per tutti, insomma, a un prezzo completamente diverso, sono 1.000 euro, di poter avere a casa la meraviglia della fotografia di Helmut Newton. Quindi, ripeto, un'edizione limitata, sono solo 10.000 copie per tutto il mondo, quindi senz'altro un valore che andrà a crescere e che raccoglie tutto il meglio di Helmut Newton.